Buongiorno da questo paradiso, ragazzi. E questa è l'alba, in realtà è appena finita, è già giorno, ma penso siamo gli unici nel resort ad essere svegli. Guardate che meraviglia. Ah no, in realtà c'è già qualcuno che fa il bagno. È stupendo. Questa è una piccola nursery per uno squaletto piccolino che ancora non può nuotare in acqua alta. In questo momento sono le 5:50 di mattina, ragazzi, per questo questa faccia addormentata perché è prestissimo, ma dobbiamo partire per l'aeroporto purtroppo e salutare questo splendido resort che ci è piaciuto veramente, veramente tantissimo. È un sogno. Salutiamo la nostra terrazza con la nostra altalena. Mi mancheranno le serate qui a dondolare e a ridere. E salutiamo la nostra stanzetta. Abbiamo già controllato, già preso tutto. Questo è ancora una volta il nome del nostro resort: Barceló Whale Lagoon, qui alle Maldive, ma ce ne sono diversi in giro per il mondo, è una catena. È stata la nostra prima volta qui e siamo non felici di più. Ciao cabina armadio bellissima, anche tu mi mancherai un sacco. C'è tantissimo spazio qui, ci è piaciuta un sacco, a me soprattutto. E ciao bagno spettacolare all'aperto, anche tu mi mancherai. Fare la doccia sotto il cielo stellato, sotto il cielo delle Maldive, specialmente anche quando c'è il tramonto, è una magia. Dobbiamo ripartire. Lo sapevo che questo momento sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti per ripartire dopo una vacanza del genere. Se sono lucida, perché ho appena applicato l'SPF, ho utilizzato quello di Chanel, che tra l'altro è fantastico, però sì, dà un pochino di effetto lucido purtroppo. Ma ahimè, dobbiamo partire adesso. Sono già venuti a prendere le nostre valigie, il servizio è veramente pazzesco e io ho soltanto la mia piccola borsetta da portare con me. Andiamo verso la reception e da lì poi partiremo con il seaplane, l'idrovolante, mi dimentico sempre, con l'idrovolante. Quanto è triste la camminata verso la reception per partire, sig, però ci godiamo il panorama e il fatto che non ci sia nessuno a quest'ora. Ci hanno preparato una piccola colazione on the go perché siamo troppo in anticipo per il buffet. Abbiamo preso un caffè e ci hanno dato due di queste scatoline con dei pasticcini freschi e poi ho preso un po' d'acqua fresca perché non so come mai, ma il caffè stamattina proprio non mi va. Stiamo andando verso il nostro idrovolante che è già lì purtroppo. Speravo in un miracolo che ci fosse un guasto, ma mannaggia, quando ti servono i guasti non succedono mai. E diciamo bye bye alla nostra isoletta. Stupenda, guardate che meraviglia. Io proprio non voglio partire. Is it? Oh, c'è uno squaletto, ragazzi! There's a baby shark! Bye baby shark! Wow! Thank you, it's a pleasure. Hello, hello. Yes. Thank you. Ed eccoci che saliamo sul nostro piccolo idrovolante. Eccoci qua. Atterrati ad Istanbul, il volo è stato lunghino ma è andato tutto bene e non ho filmato perché ho praticamente dormito per tutto il tempo, mi sono svegliata, non stavamo per atterrare e ci hanno portato da mangiare e adesso stiamo andando a ritirare i bagagli.
ma questo aeroporto è enorme. Quindi mi sa che ci metteremo un po'. Avevamo anche la possibilità di non prendere i bagagli, ma io ho un sacco di robe che mi servono nella mia valigia, anche solo per un layover di 24 ore, però devo assolutamente prendere la valigia e poi andiamo direttamente verso il nostro hotel. Anzi, prima dovremo fare il controllo passaporti e poi andiamo in hotel. Questo aeroporto è veramente veramente immenso, ma è anche molto bello e ben organizzato. Molto meglio di Amsterdam, onestamente. My love, so where are we going? Starbucks. Yeah. Is that the right answer? Yeah, that's the right answer. Siamo nel taxi verso il nostro hotel più o meno da... How long have we been in this taxi? Like over an hour? Almost, yeah. Quasi un'ora, siamo in questo taxi da quasi un'ora, ma ragazzi c'è un traffico che è veramente la fine del mondo, cioè, ma roba, e noi ci stiamo muovendo, vi faccio vedere. Questo è il traffico ad Istanbul alle 17 praticamente. Ma siamo appena passati sopra il ponte, abbiamo visto, si chiama Galata Köprüsü. Ovviamente non lo so pronunciare bene, però ragazzi, uno spettacolo, veramente una cosa incredibile. Cioè, c'era un tramonto, vi ho filmato un pochino, quindi spero che dalle riprese si riuscirà a vedere, ma tramonto meraviglioso con tutte queste nuvolette rosa, un sacco di gente ovviamente lì per vedere il panorama. C'erano tre moschee molto vicine, una veramente ci siamo passati sotto, che sono spettacolari, cioè una cosa incredibile, perché vedevo una moschea da una parte bellissima, volevo fotografarla, poi mi giro, ce n'era un'altra stupenda proprio da questo lato, ci ha tolto il fiato ad entrambi davvero. Stavamo proprio parlando adesso che è la prima volta che andiamo assieme in un posto in cui nessuno dei due è mai stato, perché io sono già stata in Turchia, lo sapete, con Laura, cos'era, scorso marzo, fine marzo se non sbaglio, però siamo stati in varie città, ma cioè l'abbiamo girata un po' tutta da centro ad est, ma non sono stata ad Istanbul e devo dire che mi sono innamorata di questa città già solo a vederla dal taxi, davvero. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, ma dovrei tornarci per lavoro in realtà, a meno che non saremo in Canada il prossimo mese, dovremmo tornarci, ma adesso voglio tornarci ancora di più perché è troppo bella e ovviamente stare qui 24 ore non è abbastanza. Appena arrivati al nostro hotel ci hanno portato il tè turco tipico che si chiama chai con qualche pasticcino. Enjoy my love. Arrivati nel nostro hotel, che in realtà è una penthouse, un appartamento all'ultimo piano, è molto molto carino, anche se Michael non è super soddisfatto, ha prenotato tutto lui e dice che la vista doveva essere diversa, quindi insomma, beh, tralasciando questo, però sono comunque molto contenta, veramente molto carina come appartamento. Se riesco vi faccio anche il room tour prima di partire, anche se vorremmo comunque goderci un pochino Istanbul, quindi vediamo se riesco domani, a che ora ci svegliamo, dipende tutto da quello. E adesso usciamo direttamente perché entrambi stiamo morendo di fame e vogliamo trovare qualcosa da mangiare. Passeggiata dietro il nostro hotel, guardate che meraviglia. Hagia Sophia is the name of it. Is it this one? This is Hagia Sophia, yeah. Ma questa è la famosissima moschea Hagia Sophia, non so se la so pronunciare bene, ma è spettacolare, spettacolare veramente dal vivo, cioè sembra finta per quanto è bella. Stiamo ordinando la cena, siamo in un posticino molto carino. Falafel first. Thank you. E qui guardate chi c'è, un'amica. Ciao piccola! Cara, ho visto un sacco di gattini. Ciao patatina! Ciao! Yes.
siamo in questa via molto carina, molto caratteristica. Io con la Coca-Cola. Cheers. What did you get? Falafel, but it doesn't look like it. Falafel? It looks like hamburger. Yeah. What's like, this? Hummus. Oh. Oh, enjoy, my love. Have you ever had hummus? No. You want to try it? No, thank you. Now's the time. I'm not sure. It smells nice, to be honest. Yeah, it's deep fried. It's lovely. What did you get, my love? Tell us. Urfa kebab. Is it beef? Yes. Beef kebab, quindi kebab di manzo. Con come contorno un po' di verdurine, risotto, non risotto, riso. What's this? Is it a potato? Potato. Patata. Okay. No? Sorry. Yes. And then, e io ho preso il filetto, io ho preso un branzino alla griglia, mi hanno dato un sacco di verdure e poi abbiamo preso una porzione di patatine fritte che sarebbero tre porzioni assieme praticamente. Le ho dato talmente tanto cibo che è sazia e sta lasciando quello che le sto dando adesso, quindi direi che la mia missione qui è completa, ma è arrivato qualcun altro che sta mangiando altra roba che gli hanno lasciato altri di un altro tavolo. Ciao patato. He doesn't really care about me. No. He's getting some spicy water from the sewer drain. Oh no. Spicy water.